Benvenuto, a noi è molto freddo, ma un uomo di calcio non lo sente, quindi qualunque tipo di partita va bene. Lei comunque ama moltissimo seguire il calcio da vicino. Ma assolutamente, ormai siamo abituati al freddo perché non sentiamo nulla, per cui ma direi della partita bisogna fare solo che i complimenti al Catania, che sta disputando un'ottima partita, il mister Lucarelli, un ottimo allenatore. Ma poi sappiamo la bravura di Pietro Lomonaco, quello che riesce a fare con queste squadre, per cui Catania è una realtà importante e gli auguro al più presto di ritornare in Serie A. Quindi lei è venuto per vedere il Catania, per vedere la partita, per vedere qualche giovane, perché lei comunque è un grande scouting da questo punto di vista. Siamo qui vicino Roma, per cui seguiamo un po' tutte le partite anche per seguire qualche ragazzo interessante. Allora, io ho qui Serena che si occupa di Serie A e noi stasera insomma c'è una grande partita, un classico. Non parliamo della Juve. No, vabbè, ma è un classico, va bene, comunque del campionato se le va bene. Ci sono stati dei risultati, Serena, se glieli possiamo dare, se la sta seguendo. Tutti, sa tutto, però non parliamo della Juve stasera. Parliamo di Lega Pro. Allora, settore giovanile, le squadre, abbiamo la possibilità di veramente rigenerare il nostro calcio italiano in virtù di questa esclusione dei mondiali? Cioè, è il momento come fu il periodo di qualche anno fa? Io mi auguro che si possano ricominciare a riscoprire i vivai, perché abbiamo bisogno, il calcio italiano ha bisogno di giovani nostri. E soprattutto è importante rivalutare questo calcio. È chiaro che è una grande delusione che non ci sia l'Italia ai mondiali, però pazienza, il calcio è anche questo e bisogna cominciare a progettare e programmare cose importanti a livello federale, a livello di allenatore, a livello anche di calcio giovanile. Lo stadio a Roma è il grande salto, diciamo che potrebbe diventare il nuovo moderno Colosseo, la dico grande in questo caso. Beh, chiaro, manca ancora qualcosina, ma siamo a buon punto. È chiaro che uno stadio di proprietà è molto importante sotto tanti aspetti. Mi auguro che questo si possa verificare. Serena, una domanda? Si aspettava di vedere un Catania così pimpante questa sera? Beh, direi che dall'inizio è stata costruita una squadra per risalire, per ritornare in Serie B, per cui è una squadra, è un buon collettivo, perché tutto sommato la bravura poi di questa squadra, che è capitato due episodi, sono stati cinici e sono riusciti subito ad andare in gol, ma soprattutto anche a livello di organizzazione è un'ottima squadra. Tra Lecce e Catania chi è secondo lei la favorita? Ma è chiaro che valutando il discorso mi sembra che c'è Lecce a due punti avanti, se non sbaglio ancora, per cui quanti? Tre punti, per cui è chiaro che il campionato è ancora lungo, ma il Catania con questo gruppo, questo collettivo, e non so se adesso hanno lo scontro diretto a Catania. Sarà fra tre settimane a Via del Mare, il Catania all'andata aveva vinto 3-0. Per cui è tutto da giocare ancora, però anche il Lecce, ho visto giocare il Lecce qui, anche Liverani, un ottimo allenatore, sta facendo molto bene. Sono campionati tosti questi. Sono duri. Sono duri. Grazie Bruno Conti. Grazie, guardi, è stato il nostro regalo di Natale. Eh? Grazie. Ah, grazie. Grazie Bruno Conti. Grazie ancora per l'intervento. Buone feste. Grazie, ciao. Buone feste.